La Fiorentina vede rientrare Passarella, che dicono sia alla sua ultima esibizione in maglia viola. E Oriali, che ha scontato la squalifica. Escono per scelta tecnica di Agroppi, Pin e Berti. La Juventus ripresenta Briaschi dopo un mese di assenza. Si era infortunato a Barcellona, però Trapattoni non ha ritenuto opportuno impiegarlo per i 90 minuti, infatti nel secondo tempo al suo posto, Briaschi aveva indossato nel primo tempo la maglia numero 9, avete già intravisto, eccolo sulla destra del teleschermo, Pacione, che gioca con il numero 16 il secondo tempo. Comunque ecco le formazioni. La Fiorentina, alla sinistra dei nostri teleschermi, gioca con Galli, contratto Carobbi, Oriali, Gentile, Passarella, Massaro, Battistini, Monelli, Antognoni, Iorio. Avete visto una bella uscita volante, perfetta la scelta di tempo da parte di Galli. La Juventus risponde con Tacconi, Favero, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Mauro, Manfredonia, Pacione, nel primo tempo aveva giocato Briaschi, Platini e Laudrup. A fondo di Massaro si è spostato Monelli sulla destra, non tenta il cross, chiama in avanti Oriali, che sposta il gioco su Passarella. Tiro di Passarella. In verticale con Pacione, che gli restituisce bene la palla, ma poi si chiude la morsa della difesa viola e va in avanti velocissimo Carobbi. Ha saltato due avversari e sul secondo avviene una collisione con Favero e l'arbitro assegna il calcio di punizione per ostruzione, un calcio di punizione indiretto in favore della Fiorentina. Calcio di punizione affidato ad Antognoni. Affollamento davanti alla porta di Tacconi. Calcio di punizione di Antognoni. Passarella di testa. La Fiorentina in vantaggio. Ha segnato Passarella al 12° minuto del secondo tempo. E questa deve essere la partita di addio. Miglior modo per salutare i tifosi viola l'argentino non poteva trovare. Ecco il cross di Antognoni che salta tutti e la palla raggiunge dalla parte opposta Passarella, che coglie in controtempo Tacconi, che aveva accennato l'uscita, ma poi visto Passarella si era preoccupato a ricoprire il primo palo. Colpo di testa di Passarella in bella elevazione, 12° minuto, la Fiorentina è in vantaggio. Massaro si libera sulla destra, contratto, ma Massaro prosegue. Battistini alza, Monelli, colpo di testa di Brio, palla fuori area, raggiunta da Iorio. Antognoni, tiro di Antognoni alto sulla traversa. Sulla sinistra attende e riceve Manfredonia. Il cross di Manfredonia, parato a terra. Chiusa ancora una volta la difesa viola, mentre viene in avanti Massaro, il passaggio a Monelli colto in fuorigioco. Massaro. Antognoni, Iorio, Monelli, Massaro, arriva Battistini dalle retrovie, scambia ancora con Massaro, Massaro, Massaro va via, tiro, palo e la palla rimbalza fra le braccia di Tacconi. Bella azione in penetrazione di Massaro, palo colpito dalla Fiorentina che legittima con questa azione il vantaggio. Il palo è stato colpito al 21° minuto del secondo tempo. Scontro Passarella-Manfredonia. E ammonizione di Manfredonia. Però calcio di punizione in favore della Juventus. Intanto vedete che
Trapattoni ha provveduto ad una sostituzione. È entrato in campo Pin, che è andato a rilevare Bonini. E la partita con la rimessa in gioco dal fondo per la Fiorentina. Colpo di testa di Favero, sul rimbalzo Monelli, Iorio che apre su Monelli un po' troppo in profondità e poi ecco ancora una fuga in contropiede di Iorio. Antonioni. Va a chiudere Favero che mette in faro laterale. Bella partita quella del capitano della Fiorentina. Ecco la sua rimessa in gioco lunga, il colpo di testa ancora di Favero, poi è Laudrup che è andato al disimpegno, Pin che riporta la palla verso la metà campo, Pacione, va a terra Pacione ma va a aiutarlo Laudrup. Mauro, sulla destra Scirea che riceve, Passarella va a chiudere il passaggio indietro, Pin, Mauro e Passarella che conquista la palla e la affida a Galli per il rinvio. Ecco la contromossa di Agroppi che manda in campo Berti e richiama Iorio. Un tornante al posto di una punta. E c'è un bel cicchetto da parte di Casarin ad Agroppi. Antonioni che va a raggiungere la palla, la conserva in acrobazia. Berti tocca il suo primo pallone. Oriali, Antonioni. Massaro. Massaro. Una delle sue tipiche azioni di penetrazione, Scirea lo ferma mettendolo giù, calcio di punizione in favore dei Viola. Non è molto tranquillo per la barriera che in effetti è un po' esigua. Tacconi, tiro di Passarella che per la verità coglie proprio la barriera. Ma l'azione è proseguita da Antonioni. Gentile Antonioni e riparte l'auto. Scirea ancora una volta viene in avanti a sorreggere i tentativi di recupero dei suoi, anche Favero. Laudrup in verticale per Platini, si chiudono i Viola e precisamente Carobbi e Oriali davanti a Platini che comunque ottiene un calcio d'angolo. L'ha battuto subito Pin verso Favero, palla in cross di Favero, il colpo di testa di Brio che si è portato in avanti come è suo costume. Pin, Cabrini, fischio dell'arbitro, va a terra Cabrini e c'è calcio di punizione in favore della Juventus. Anche Galli raccomanda ai suoi la posizione della barriera, ci sono, non dimentichiamolo, Platini e Cabrini in grado di sfruttare questi calci di punizione. La posizione è più adatta al tiro di Cabrini che non a quello di Platini in questa occasione. Siamo al 33esimo minuto del secondo tempo, comunque vedete la Fiorentina mette 4 uomini, 5 con Carobbi. Platini è davanti al pallone e tira Platini, parata di Galli. Platini protesta perché è lasciato un po' troppo solo dai suoi. Antonioni, anticipato da un colpo di testa di Manfredonia. Poi vanno a terra Manfredonia e Berti, ma intanto ha liberato Passarella. Bella progressione di Carobbi ed ora Berti, palla al centro di Berti, alza la palla Brio preoccupato che alle sue spalle
non spunti qualche avversario che non c'era, ma la palla è rimasta ancora in campo. Nuovo cross e il colpo di testa è di Battistini, che era contrastato da Cabrini e va sul fondo. Rimessa in gioco per la Juventus. Intercetta la palla Platini. Servita subito verso Mauro. Mauro, Pacione, Cirea, arriva Cabrini, Manfredonia, va al cross Manfredonia, non glielo consente Berti ed è calcio d'angolo. Battuto da Laudrup, colpo di testa di Passarella che allontana, raccoglie Platini in verticale verso un compagno che non può raggiungere il pallone e sul rilancio del portiere. Contropiede della Fiorentina, bellissima partita in questa fase finale, il lancio verso Antonioni da parte di Monelli. Antonioni, cross di Antonioni, non riesce la deviazione di Monelli, ha spinto la palla a pin, quasi verso la porta incustodita, poi egli stesso è riuscito a liberare. 5 minuti alla fine, attacco di Berti. Oriali, ancora Berti, triangolo per Oriali, scatto di Oriali, che viene spostato da Brio con una spallata e quindi va incontro al portiere Tacconi e rimane contuso. 4 minuti alla fine, ovviamente la Juventus ormai non ha più niente da difendere, rischia molto in difesa ma si porta con tutto l'orgoglio, con tutte le residue forze a sua disposizione in avanti. Sono gli ultimi minuti della partita. Il colpo di testa è stato di Battistini che ha liberato la propria area, insiste nell'azione Laudrup che rimette ancora la palla, il colpo di testa di Pacione, rimesso in gioco di Passarella. Monelli, lo scatto di Berti, Berti in area di rigore, salta Favero, esce Tacconi, Berti in rete, 2-0. Ecco, a rientrare il dribbling molto disinvolto da parte di Berti, poi il suo tiro di sinistro sull'uscita di Tacconi. Passarella al 12°, Berti al 46°, Fiorentina batte Juventus 2-0.